Andiamo con la quinta domanda. Ora ti faccio una domanda che sicuramente ti hanno fatto tutti. Vogliamo parlare del tuo ruolo più iconico, De Simone. La spalla del commissario Auricchio infracchia la belva umana. Io ho sentito che quel ruolo è stato improvvisato da Neri Parenti, che ti ha voluto fortemente nel film. Spiegami tutto di quel fantastico ruolo che hai avuto. Allora, in sceneggiatura non c'era questo De Simone. E poi De Simone era l'agente di Banfi. No, cioè... l'agente di Banfi. Questa è una cosa che non sapevo. Vedi, su internet non si trova sempre tutto. No, bene, Neri ha detto, guarda Sandro, mi piace per la tua faccia espressiva, io ti vorrei nel film, ma non c'è spazio per te, però mettiamoci d'accordo, tu vieni sul set e giorno per giorno, giorno dopo giorno noi ci inventiamo qualcosa. E quindi abbiamo fatto la prima scena, che era balliamo e tanto balliamo tempo. Qui è il commissario Auricchio. Qui è il commissario Auricchio, che facciamo? Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. La prima scena. Ah, carina, bravo, bravo Sandro, Banfi, mi faceva i complimenti. E, villaggio, ah, Sandro è uno dei nostri, lavora sempre. Va bene. E, insomma, facevo il giorno dopo la seconda scena, poi insomma alla fine sono diventato protagonista insieme a Banfi, cioè ho lavorato tanto quanto Banfi nel film. Ma e grazie, tu nel film, cioè fai tutto il film, cioè tutto. Tu fino alla fine, fino non alla è fine. Diciamo... parte e poi basta, no, tutto il film, sono diventato un protagonista e poi è il film che mi ha portato fortuna, perché adesso addirittura mi chiamano De Simone per strada. De Simone, maledetto! De Simone, maledetto, da dove esco io? Scusi, arrivo. Vuole uscire di qua, commissario? No, esco direttamente dal tubo di scappamento. Disgraziati maledetti, inetti, imbecilli e stronzi. Adesso mi faranno anche le magliette. Bellissimo. Pure quella foto che diventa iconica, che Banfi ti tiene strangolato. Bellissima proprio. Bellissimo.